un giorno dopo Due l'altro. best Reddit insieme e vari il VIP. Grazie, Sono Manfred. qua, eh. Aspetta, vediamo. Porca Non so troia. che no, chi sia entrato. Era il 9 gennaio del 1900 quando un gruppo di giovani ragazzi, capeggiato da Luigi Bigiarelli, fondò la società sportiva Lazio, dando vita alla più antica squadra della capitale d'Italia. La città era Roma, il Ramone Prati, il luogo, piazza della libertà. Beh, grande questo, eh. Di Maximilian, i bambini commentano OCV Sport. Fermo un attimo, perché qua potremmo essere davanti a un capolavoro, eh. C'ho questo feed. È un attore comico. Mentre giocava col telefono è andato a sbattere contro un palo e quindi è uscita questa gobba sulla faccia. Pulisce le case. Questo è un clandestino. Lo schiavo è disperato perché fa lo schiavo. Lui potrebbe essere mio nonno mentre sta andando in guerra. Un giudice. Il giudice. Un mago? Che fa sparire le persone. Questo è uno che guida ubriaco. L'uomo che ha portato la pace in tutto il mondo perché ha fermato la guerra quando stava per scoppiarsi. È un signore molto arrabbiato che fuma molto, che fa uscire il fumo dal naso quando respira. Beh. Per questo i baffi gli sono cresciuti storti. Vende i fazzoletti. Non ha nessuno con cui stare. Una cosa gli resta in lavoro. Vabbè, abbiamo il VIP della serata. Abbiamo il VIP della serata. Siete d'accordo? Andiamo avanti, però siete d'accordo? Bellissimo. Assolutamente. Assolutamente. Fan art. Questa è monumentale. Tanta roba. Questa è monumentale, ragazzi. Questa è monumentale. Questa è monumentale. Il tacchino. Virginia. Bergomi. Virginia. Questo qui dietro chi è? Gabra. Gabra. Manu? No. Alice? No, Manu è... Chi è lei? Forse Alice. Chi è secondo voi, raga? Cosa fa? Alice, secondo Alice, me. Bruce, Enzo, Manfre, Lamar, Manuela, Miga, Augu, Asso con Camelio. Un Camelio. E io. Complimenti, ragazzi. Finalmente delle fanar di livello. Finalmente delle fanar di livello. Fammelo sentire. Bambini. Sembra femmina perché ha i capelli lunghi, però è maschio. Un venditore che sta vendendo collane. Il fidanzato di Barbie. È un giardiniere. Questo è un uomo triste. Vende le mutande, le canottiere, i calzini e tutto quello che si usa. Un killer, uno dell'ISIS. No. Poliziotto. Mago. Uno che non c'è capelli. Uno che si droga. No. È un signore strambo. Il capitano della mafia. No, no, ci dissociamo. Mentre giocava col telefono è andato a sbattere contro un palo. Un attore di film romantici. Potrebbe essere un ragazzino innamorato, però non sa scegliere se restare single o fidanzarsi. Lui potrebbe essere un mago che fa sparire le persone. Questo è uno che guida ubriaco. L'uomo che ha portato la pace in tutto il mondo perché ha fermato la guerra quando stava per scoppiare. Beh, vabbè, monumentale, ragazzi. Svelato l'arcano, ecco perché il tacchino piace quel cesso di canzoni di Anna Mena. C'era una volta un magico castello dove i giovani innamorati potevano trasformare i loro sogni in realtà. C'era e c'è ancora. No matrimonio. Ma chi è quello lì che si è sposato? Ancora. No tu e Manfred. È il regno del boss e le sue porte si aprono al grande. Il tacchino. Amiche e piccini. Ah, il tacchino è il boss, ok. Sì. Nella provincia di Napoli. Grande Fube. Don Antonio è il primo giusto per ogni cerimonia. Ma dietro ogni grande boss c'è una grande famiglia.
Aspetta, perché qua c'è una famiglia che non può passare inosservato. È un po' in bassa qualità. Io, qua c'è il tacchino, questo è Enzo sicuro, questa è Manu sicuro, questa non lo riconosco. E Don Antonio non potrebbe fare a meno dell'aiuto di Matteo, suo genero. E della io e il tacchino a 50 anni. A completare il fedele meta Ferdinando e il Davide, grazie al quale ogni giorno... Era sciscio, eh? Era sciscione. No, aspetta un attimo, perché ho visto... Chi è questa faccia qua? Chi Camelio. È ah, è Camelio? Scritto sì. Sopra, Camelio. Ah, ok. Sembra Enzo. E questa chi è? Va. Va bene, mi piace. Molto bello anche questo, si vede che qua c'è più editing. Mr. Barnett si chiama. Devo perfezionare, però essendo sabato sera, è giusto un poco di musica per ballare con la Faina Dance Compilation volume 1. Ma tu te rendi conto, sì, che qua potremmo, attenzione, qua potremmo essere davanti a un capolavoro, ve lo dico, eh. Ci siamo ancora! Ci siamo! No, no, aspetta. Questa bisogna... Tu te rendi conto, sì, che roba! Ci siamo ancora! 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 Luis Alberto pure, Luis Alberto a inizio partita è il numero 10. Meno male che se pensi, meno male che pensavi te va bene, pensasi pensavi te va male, chi giocava? Poi vabbè, la matassa ne servo lì. Tre Patrick che non lucche. Ha capito che ha fatto Australia mi ha cantato non lucche. Va bene, oh. Non va bene. Immobile sedana, prova a giocare pallone, va smortellata, almeno c'è bro. Almeno c'è bro. Secondo me siamo al gran finale, signori. Un po' sì. Non lucche, Ausario Diego Armando Maradona, ma tu te rendi conto? Sì, che roba! O dovrebbero radiato. Manco col pietto ci dovrebbe andare. Manco col pietto. Show. Ma tu te rendi conto? Sì, che roba! Non mi sa che... Boh. Guardate che fa Patrick sul secondo gol! Come venite lì? Sono cazzi tua! Grazie. Era la musichetta di Dragon Ball, non so se l'avete riconosciuta. Posso dire una cosa? Attenzione, perché vedo un checco.
Attenzione, c'è la settima stagione dei Pancino, signori. Raga, per chi non si è visto le parti prima, non possiamo fare un riassunto perché è la settima stagione. Troppo lungo. Sì. Troppo lungo. Cioè, come fai a spiegare il Trono di Spade? Se cioè, te lo vedi, io so cazzi tuoi. È Soso Poon, non so Spoon. Ah, ok, scusate, 2 anni che lo chiamo male praticamente. Ciao, rieccomi. A gran richiesta, grande sono Jeff. Venuto qui a presentare la nuova stagione dei Pancignos. Grande Jeff, grazie. Grazie di esistere, di essere. Meno 16 sub al gol. Ricordiamo come è finita l'ultima stagione, siamo rimasti con 2 numeri. Quindi ci vuole nuova linfa. E forse ci sarà un nuovo membro nella stagione 7, non lo so. Vi do solo un indizio: numero di Maldini e numero di Insigne. Questa. Qui la storia si infittisce perché... Harry, ti devo dire che tu non sei il primogenito. No. Lontano 1909... No, questa è un plot twist. Cioè, quindi... non, cioè, Harry non è il l'unico figlio che avevamo, Manfred? No, non è il primogenito. 90. Vi ricordo che in quegli anni la Lazio militava in Serie A, aveva come sponsor tecnico Cassa di Risparmio di Roma, e come vedo, questo messaggio è stato preso alla lettera. Cosa vuol dire? È che non c'è un euro. Ah, okay. Nulla a che vedere con gli sponsor seri come Bartolillo. Sarà la mia nuova compagnia per spedire pacchi negli studi di Ocivu, ma andiamo avanti. Era il lontano 1990 quando la coppia si incontrò per la prima volta. Ah, quindi stiamo... Attenzione, perché questo qua è, penso che sia ufficiale gentiluomo, quindi noi ci siamo incontrati qua, Manfred. Amore a prima vista. Era Augusto a fianco a me. No, aspetta, aspetta. 1990, ma chi c'era di fianco a me? Quando la coppia si incontrò per la prima volta. Chi c'è di fianco a me? Guarda. Asso, credo. Ah, Asso. Sì, sì, è Asso. Io ho fatto il militare con Asso. No, è Asso. Ma aspetta, ma scusate, ma la signora... Camelio, quello. Questo è Camelio? Sì. Ah, quindi Camelio in realtà c'era già. Che io poi nella stagione 5 tradisco Asso o Mario? No, secondo me è Asso, raga. Comunque, vabbè. Qua bisogna stare attenti. Guarda che è meglio come già sapeva tutto. Che ha fulminato, Manfred, proprio dall'amore. amore. Attenzione, le facce. Harry, ti lascio immaginare cosa combinarono dopo. Quindi, oltre a quel maledetto di Damiano e al fratellastro Bartolillo, hai un fratello più grande. Cosa ne pensi? È sbatto un cazzo! Bene, ma vediamo che fine ha fatto dopo il fallimento del Catania. Ti hanno visto al Barcellona a bere fuori! Ma tu pensi che non so niente? Tu non hai ancora capito un cazzo! Tu non hai capito niente! Oggi è fatto da Dio comunque, sembra proprio la sua faccia. Oggi appuntamento al Serd, era importantissimo! E tu che cazzo fai? Ti fai trovare qua ubriaco! Una cosa assurda, un talento andato a puttane. Quindi ragazzi, si è aggiunta una nuova stella, un uomo sontuoso. Vi ringrazio per questa grandissima opportunità. Come ben sapete, ormai sono tanti anni che faccio Vita Marcord e a questo punto sarò solo ed esclusivamente per voi. Quanto sarebbe bello sentirlo così in live? Il nome ufficiale Ocivu Sport, Manciroli, Manfredi, per trasportare la Marcord direttamente in esclusiva su Ocivu Sport. Si potrà trattare di serie di sport, ma anche di per tutto ciò che conoscete dei calciatori del passato. Bellissimo, ma c'è qualcuno che vuole parlare. Adesso parlo io. Aspetta che per te mi metto anche la jack. Una cosa incredibile. Che lancia forse nello spazio un uomo che poteva raccontare di calcio alla BBC, a Sky, a DAZN, ma lui ha scelto noi perché è umile e soprattutto perché è nostrissimo. Grande Francesco. Un Francesco sontuoso,
una coppia bellissima, che non poteva sciogliersi così per un camelio qualunque o per un soggetto del genere. Ma secondo voi l'ha provato? Cioè fa le prove. Prima, no? Cioè, vabbè, sì. Non può essere, cioè si vede che c'è qualcosa dietro. C'è del lavoro. Sì, chiamiamolo lavoro. Che cazzo? Chiamate il 45505, difendiamo questo cucciolo di panda in via di estinzione. No. Usciamo da questa cul-de-sac. Dopo questa vi saluto, chissà cosa ci aspetterà, se la famiglia si allargherà o meno. Forse ci sarà un nipotino, la nascita di un fenomeno. Vedremo. Vi ricordo di abbonarvi con il mio Prime a questa splendida pagina. Grande non Jeff. Non costa un cazzo, porca puttana. Grande Jeff. E cacciate a quel cialtrone di Erfaina e grande il suo Ertacchino Club. Grazie a tutti. Grande Jeff. Grande Jeff. Ragazzi. Guarda che bello Bartolillo qua giù. No, ma raga, ma questo è un capolavoro totale, raga. Capolavoro totale. Applausi in chat, ragazzi, per il nostro Checco. È una serie, forse probabilmente il miglior Reddit di sempre.